Buongiorno, siamo partiti da Lugano dove ho dormito. L'area sosta dei camper di Lugano non è niente male. Ho speso 20 franchi su per giù, ma era compresa anche la corrente. Oddio, non che io l'abbia utilizzata più di tanto, però. Esci dalla rotonda. Però di solito si paga, è un extra. E anche abbastanza vicino dal centro. Insomma, via. Non è male come posto per dormire, idiota. Adesso ci dirigiamo verso il Verzasca e passiamo la diga. Questa volta non è per la diga, ma continuiamo a salire la valle, perché diverse persone mi hanno consigliato di fare una passeggiata in quella zona, perché deve essere veramente bella. Lasciato il paese di Vogorno, paese che dà il nome al lago artificiale che crea la diga di Verzasca, che sta laggiù a, madonna, un chilometro in linea d'aria, e anche qui si vede quanto è profondo il lago, la linea d'acqua. Ragazzi, ci ho già fatto un video, ma qui non ci sono stato, quindi volevo un attimino mostrare com'è questo posto e ripartire subito. E sono arrivato in uno dei spot che volevo visitare assolutamente, e anche uno degli spot più blasonati, no, della valle. È un punto di riferimento, un qualcosa che è unico, diciamo, no? Ed è il ponte dei Salti. Ammetto che la luce non è delle migliori, ma per fare le foto intendo. Ma il ponte merita tantissimo, anche il posto, ragazzi. Ci sono questi sassi che sono stati formati, guardate che forme strane che hanno, dal ghiaccio, dall'acqua, veramente fantastica. Il colore dell'acqua è impressionante, è di un verde smeraldo trasparente, è veramente bellissimo. E più avanti c'è il famoso ponte dei Salti. Ok, da qui uno non si può rendere conto. Ah, però si può scendere, quindi scendiamo, sì. È bello. Non c'è niente altro da dire, veramente bello, particolare. Adesso andiamo a vedere un po' cosa dice quel cartello, magari ci spiega un po' la storia del ponte. No, avverte dei pericoli che si corrono quando si va a camminare tra i sassi, però sicuramente adesso il nostro amico e montatore video ci spiegherà la storia di questo ponte. Grazie Dario per l'amico, ma preferirei che mi pagassi un tantino di più per montare i tuoi video, visto che non mi paghi per niente, quindi evita determinati aggettivi. Però, per i nostri amici, questo ed altro. Quindi, il Ponte dei Salti viene chiamato impropriamente anche Ponte Romano. Il ponte risale al XVII secolo ed è costruito sul luogo di un antico ponte romano. È stato parzialmente distrutto nel 1868 e ricostruito soltanto nel 1960. Il ponte è molto stretto, sarà largo 1,20 m, così. Un po' fa impressione. La parte in ombra è ghiacciata. Si vede il gelo. Ah, ci sono tantissimi sentieri. Che spettacolo. Eh sì. Una bella valle, una bellissima valle questa, credo. Qui però c'è il gelo, voglio passare dall'altra parte, che forse è anche più carino.
Ragazzi, credo che qua sotto di notte si possa fare una foto meravigliosa del ponte. Si scivola, che è gelato. Dove è ancora gelato? Eh sì, è ancora gelata la pietra. Che pericoloso. Qua sotto si possa fare una bellissima foto del ponte e del cielo, di notte intendo. Anche questa sarebbe una foto da dover fare. Ne ho alcune, ne ho diverse. Piano piano le faccio. Non lo so, adesso mi sa che torno indietro perché la pietra è abbastanza scivolosa, no? Bellissimo. Qui ci torno sicuramente d'estate. Sì, comincio a capire perché dicono che comunque la Valle Verzasca è una delle valli più belle del Ticino. Però anche nella Valle Verzasca a me viene fame. Ed eccoci arrivati all'ultimo paese della vallata, Sonogno. Facciamo una passeggiatina, comunque sembra piccolo. E dietro il paese le montagne, ci sono sicuramente tantissimi sentieri. E questo parcheggio è anche un parcheggio dedicato ai camper, con i servizi pubblici. Non so se c'è il carico e scarico, poi mi informo. E nel 95% dei parchimetri i parcheggi si pagano sia con carta che con moneta, ma anche più comodamente con delle app. Io ho questa, il Parking Pay, basta mettere il luogo e la zona e si può iniziare il pagamento. Il vantaggio è che si paga solo il tempo effettivo che si resta. Allora sì, il carico e scarico c'è, ma adesso è in disuso, peccato. Devo cercare un altro posto per scaricare l'acqua. E continuo a fare foto anche se la luce è terribile. Le foto le potete trovare sul mio Instagram, link nella descrizione del video. Molto bello, molto caratteristico, eh? Non so se ci vorrei abitare, però diciamo che c'ha il suo fascino, eh? Un forno. Che roba, eh? I ristoranti e i grotti tengono aperti solo d'estate, da aprile. Beh, si può anche capire, eh. Però comunque è un bel posto, eh. Io vedo che qui d'estate a fare le escursioni possa essere veramente bello. Sarei stato curioso. Le chiese devono essere chiuse a chiave tanto. Ok, diciamo che comunque è un micro paesino, si fa in poco tempo, però mi piace. Qui magari d'estate a venirci a mangiare, a farci un'escursione, potrebbe essere tanta roba, veramente. Figata, eh? Sodogno è a 900 e qualcosa metri. Comunque non arriva ai 1000. C'è veramente una bella giornata. E qui è tutto ghiacciato. Guardate un po' là. Tutto ghiacciato. Molto carino, molto caratteristico, queste cose mi piacciono. E si riparte. Oggi faccio la notte, quindi non posso neanche, non voglio neanche stare in giro tutto il giorno, anche se con una giornata del genere mi dispiace tornare a casa. L'ultima cosa che resta da fare è andare a scaricare le acque grigie. Qui non posso, vediamo se più in basso c'è. La vallata comunque è super bella. A parere mio d'estate ancora di più. Con la vegetazione, insomma, potrebbe essere veramente più bella. Sì, c'ha il suo perché.
c'è lo scarico per l'acqua, peccato, perché il più vicino da qui è Bellinzona, forse a Locarno anche. Arrivati a Locarno, sono nell'area camper, qui posso scaricare le acque grigie, ok, e le acque bianche. Ok, ma è ovviamente poca roba. Ok, fatto, facciamo come prima, chiudiamo. Ma dato che ci siamo, facciamo anche una passeggiata qui a Locarno. Volevo andare a Ascona, però via, ora sono qui, rimango qui. Bello il Lago Maggiore oggi. Non ricordo se l'altra volta sono stato qui sempre d'inverno. Credo di no, o sì, boh. Comunque, bello, 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 bello. Ho pensato di prendere la funicolare, ma il servizio è sospeso fino a maggio per arrivare in cima, quindi magari quest'estate sarebbe stato male. Sto camminando al centro di Locarno e questo è un posto che l'altra volta non avevo visitato. Sarebbe in pratica una zona pedonale e non è niente male. L'avevo completamente esaltata, non sapevo neanche che esistesse. Anche qui gran parte della zona pedonale è sotto dei portici. Fare in modo che anche quando brutto tempo si possa comunque camminare. E sono riuscito a trovare l'orzo solubile, quello italiano, purtroppo non l'orzo Bimbo, ma comunque un orzo. E mi sono anche riposato una mezz'oretta, adesso si torna a Coira, come ho detto ho la notte, alle 10:30 inizia il turno, e voglio anche sbrigare qualche faccendina. Torniamo alla base.